Allora, i dati macro di oggi non sono stati positivi. Dati abbastanza negativi. Inflazione al 3% in area euro. C'è stata volatilità come previsto, ne vedremo ancora di volatilità. Mh, penso molto probabilmente nel corso dei prossimi giorni. Quindi, quindi continuate a seguire i prossimi aggiornamenti. Oggi DAX eh, apre a gap, tenta la fuga verso le resistenze finalmente in area 16.000 fa appena in tempo a vedere l'area gialla, vedete dove si è fermato proprio al tick in area 16.000 e torna indietro con una configurazione che a un certo punto quando batteva intorno a 15.760 sembrava un key reversal, un key reversal è una candela fondamentale di inversione, sarebbe stato un key reversal. Poi, adesso andiamo un attimo su scala 2 ore per farvi vedere la dinamica intraday. Eccola qui, quindi apertura gap, tentativo di fuga, tocca 16.000, parte verso il basso, scarica di vendite, poi verso la chiusura arrivano le manine, riprendono il tutto, tiene la volatility stop line a due ore. E quindi andiamo a chiudere, indovinate dove? A 15.8, area 15.8, esattamente 15.8.35, che quindi continua a rimanere, sono aggrappati a questo livello. Il tentativo di portare i prezzi sopra l'area di resistenza, secondo me, non è finito, per cui la giornata di oggi, tanta, vedete, vedete l'ampiezza dell'oscillazione della candela di oggi rispetto a quella delle candele precedenti. Questa è la volatilità eh, stor storica, diciamo effettiva, reale, non quella implicita che, di cui parliamo normalmente delle opzioni, che è aumentata proprio a, cau a causa della pubblicazione dei dati di cui vi parlavo, però di fatto... Danni non ne sono stati fatti perché finché non, non molla mi, almeno il primo livello di 15.8, ma direi ancora di più 15.6.50, la configurazione rialzista rimane intatta. Abbiamo un accenno di bearish engulfing, ma niente di che, eh, visto insomma il comportamento più recente, eh, con molta, guardate tutte le candele gialle. E la, la funzione di supporto che ha fatto Aria 15650 per il momento questi livelli sono abbastanza forti non vedo particolari segnali di tenuta a parte queste prime candelette nere ma mh, non sono abbastanza forti come segnali tecnici dal punto di vista tecnico l'America continua la fase di melt up quindi di eh, accelerazione al rialzo. A proposito, oggi ho pubblicato un nuovo video sul canale YouTube. Ve lo vi faccio vedere la eh, copertina. Il titolo sul blog del canale YouTube: Nasdaq ai massimi storici. A cosa pensa chi compra a prezzi 10 volte il fatturato? Punto di domanda. Quindi, troverete lì, spero, qualche spunto interessante. Torniamo all'analisi all di oggi, quindi la fase di melt up è ancora in corso. Guardate il Nasdaq intraday, andiamo a vedere il 30 minuti, quindi un sell off in apertura, i primi 30 minuti eh, con eh, profit taking, dopodiché partono gli algoritmi e tic tac se ne torna su, quindi sono già 1, 2, 3, 4, 5, 6 e da 3 ore. Che sta salendo, e alla rottura di questo livello 380 ci sarà molto probabilmente una nuova accelerazione verso nuovi massimi. Segna invariato il Nasdaq, assolutamente eh, impermeabile ai dati macro negativi che vengono pubblicati in questi giorni. E per il momento è così. Dow Jones invariato, poco sotto le resistenze, non ci sono eh, variazioni particolari. Per il momento andiamo a dare un'occhiata all'euro-dollaro, passiamo su scala daily perché un amico chiedeva appunto di monitorare quale poteva essere l'evoluzione di questo cambio molto importante, visto che siamo anche sulla fascia di supporto in area 1.17, molto molto importante perché la rottura di 1.17 innescherebbe una grandissima figura di tipo ribassista con obiettivi interessanti molto più bassi comunque. Per il momento pull back verso le resistenze di breve. Guardate come ha funzionato bene la volatility stop line oggi. Un, una shooting, una classica shooting fatta sulla volatility stop line e il ritorno che la volatility stop line sta facendo da resistenza. Ha incrociato verso il basso la media 200. Quindi si sta consolidando una conformazione ribassista che verrebbe annullata chiaramente al di sopra di area 1.19. Dove appunto il, i bull ri, riprenderebbero il controllo della situazione. Quindi questa è la situazione dell'euro-dollaro che secondo me è anche molto correlata a quello che sarà l'andamento del rendimento del decennale americano, che eh, è in una configurazione anch'esso ribassista e nell'ultimo periodo. Al calo dei rendimenti del decennale americano ha corrisposto forza del dollaro, quindi debolezza dell'euro. Ora non voglio farla troppo complicata, comunque guardate qui come siamo in una figura di continuazione. Questo è un wedge, un cuneo dopo la prima fase ribassista. Un cuneo che è dal punto di vista probabilistico una figura di continuazione. Quindi le probabilità maggiori sono per una ripresa verso il basso dei rendimenti. Siamo a 1,3. Sarebbe molto interessante vedere poi le conseguenze sul resto del mercato, ma mh, passo alla volta. Dico sarebbe interessante perché fino a poco fa le attese erano per un rialzo dei rendimenti, quindi già questa fase da 1,7 a 1,3 ha preso in molti in contropiede, quindi potrebbe essere molto interessante vedere il mercato eh, alle prese con rendimenti che vanno in area 1 invece di 1,3 quindi comunque uno step alla volta secondo me qui c'è un coiling in corso cioè questi up and down che vedete guardate la volatilità di stop line come fa molto bene la resistenza e quindi verso il basso abbiamo le resistenze scusate i supporti grafici in area 1 e 2 che stanno lavorando bene quindi secondo me a breve anche qui prenderemo una direzione questo per quello che riguarda il rendimento sul decennale americano eh, io passerei alle richieste a questo punto, un amico chiedeva di Saras, Saras perché ieri con una percentuale di rialzo importante ha rotto delle resistenze che non riusciva a violare da tempo in area 0,67 con buoni volumi, ora buoni ma non ottimi, nel senso che in passato i veri movimenti di breakout sono stati fatti con volumi più alti. E soprattutto inviterei l'amico a guardare cosa vuol dire volumi più alti e persistenti, cioè bisognerebbe vedere qualche giorno di attività con volumi superiori alla media: la media è la linea bianca. Quindi, qualche giorno di attività con prezzi che riescono a resistere sopra le vecchie resistenze, che ora fanno da supporto. La giornata di oggi è interlocutoria, anche se i volumi sono venuti giù. Per cui, comunque, il breakout di ieri è sicuramente interessante. Confermo all'amico anche perché guardate: oltre all'uscita da questo rettangolo giallo che ha contenuto i prezzi in oscillazione dal mese di luglio fino a oggi, c'è l'uscita dal famoso imbuto. Imbuto: qual è? La, quella configurazione tecnica dove si infilano i prezzi e vengono trattenuti da una parte o dall'altra, dalla volatility stop line, in questo caso che fa da resistenza, e dalla media 200 che fa da supporto. Si infilano in questo canale che man mano si stringe e poi l'uscita dovrebbe dare la direzione di medio termine se ci sono le condizioni tecniche, quindi l'aumento dei volumi, test dei supporti, eccetera, eccetera. Quindi è una prima fase interessante, non abbiamo ancora le conferme tecniche che questa uscita sia. Duratura, quindi invito l'amico a controllare per i prossimi giorni i parametri, nel senso che ho detto prima, e soprattutto a controllare che i prezzi non ricadano all'interno di questo rettangolo, perché se tornano all'interno di questo range, questa eh, rottura sarà eh, classificata come un falso segnale. Va bene, direi è tutto per oggi, grazie per l'attenzione. Continuate a seguire il canale, iscrivetevi anche chi segue da YouTube, in modo da non perdere gli aggiornamenti. Appuntamento a domani, grazie a tutti per l'attenzione.